Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Ceci est le tout dernier appel avant la fermeture des portes. Nous invitons les clients du vol Air France AF 7558 à embarquer immédiatement porte C15 avant annulation du chargement des bagages. Merci. Ha detto che ci sono infilate le baguette nel culo e sono contenti. Non sappiamo bene perché. Allora, visto che c'è iSpeed che ha fatto il coglione in Italia e ha fatto quel cazzo che voleva, adesso facciamo quel cazzo che vogliamo anche noi in Francia, no? Che non è che può permettersi di andare a fare il buffone con i camerieri, con... che cazzo sei? Torna al tuo paese, coglione. Ma pensa a te. Offro un dolcetto. C'è il dolcetto. Ma scusa, ma lei si butta come un gatto dentro un acquario, mi scusi, cioè, arraffa dove può, sembra la pesca di beneficenza dell'oratorio, nel senso, è incredibile, cioè, è lì che prende dove può prendere, cerca il pugno migliore, nel senso, anche ho visto anche un paio di signori, secondo me, sai, più... Signori? Signori, ragazzoni, cioè, ah, tizio, beh, a me piacciono i bimbi. Sono i Twitch, lei è Kokeshi, io continuo a dissociarmi, non so cosa cazzo abbia detto. Signori, lei è Kokeshi. Dai, vaffanculo, mi sono rotto il cazzo. Attenzione col pull finale. Attenzione col pull finale. 120! Un Marowak! Un Marowak! Bello! Bellissima carta! Bellissima! Adesso slivviamo un attimino il Magneton! E andiamo a vedere questa candelcazzo della funcia di minchia, della stronza bastarda lurida, di merda infame, grande succhiatrice di mazzi di cazzi a ripetizione! Un momento. Allora, intanto... Sì, dai, basta, mi sono stufato di alzarmi e di abbassarmi per la cam. Mi sono rotto il cazzo, raga. Mi sono seriamente rotto il cazzo. Cioè, ve lo dico proprio con il cuore in mano. Mi sono stufato. Devo dire che addirittura ieri sembrava autunno. Ha piovuto, però fa caldo. Signore e signori, buongiorno, il comandante che parla, mi chiamo Andrea Pullana, nome del primo ufficiale, signor Francesco Giunta di Terways e di tutto l'equipaggio, piacere di darvi il benvenuto a bordo di questo Airbus 220 servizio per Milano Linate. Le operazioni di parco sono ultimate. Seriamente grave questa cosa, fatemi urinare che arrivo. Allora... Se tiro un peto vi offendete? La bella che mi incalpide. Bicchierino, brava. Quale? Guarda questo che bello. Ho scritto Parì. Costano tutti 6 euro, se dovessi sceglierne uno andrei con uno di questi, sono troppo belli, come Copenaghen e Tokyo, certo, questo qua secondo me, no, non d'oro ma argento, questo qua, diciamo color cioco, no? Che secondo me se proprio devi andare alla pesca della carpa più grossa, ci mette un attimo nel senso, e lui? E l'ho visto quando penso a controllare. Ah, ma il coreano ce l'aveva qua l'anello, ma che non vuol dire che... No, non era, il coreano non... Non vogliamo sapere, perché ci sono due giorni che dice cose sbagliate, raga. Ve lo dico. La chance to enjoy the life in a bad period. I was one of those, I lived in an apartment. Cazzo, mi parla in inglese che non ti capisco. Sorry, speak with me in English, or why? So you can understand. Ah, scusami, ma se ne parlami in italiano, perché già faccio fatica. Io vivevo in appartamento, comunque.
Tranquilli, tranquilli, tanto non è intestato a me. Ma veramente siete così coglioni ogni volta? Potrebbe essere mia nonna, potrebbe essere, bravo Alex. O potrebbe essere la nonna della Pami. Non ho capito, dobbiamo... E in caso di multa pago io. Dobbiamo staccare il GPL o... No, no, no. Allora, la spia del motore non lampeggia più adesso. È fissa. Ma è fissa. Da aprire. Su Tampuzzu Cengalluzzu, alla barba che ci cresce, e ci cresce a cuccurucu, vatte fare vatinnito. Si apre questo. Coc, è una persona fidata. Mi dici per favore, ciao Pier Casper. Ciao Pier Casper. Salutamelo. Ciao Pier Casper. Ah, non avevo capito il nome. Ciao Pier Casper. Grande. No. Porca troia. Porca troia, questo mi mancava. Il Watch 7, allora la roba figa che hanno detto e che secondo me è davvero una chicca, hanno creato l'anello che tu ti puoi tenere tutto il giorno e tutta la notte su senza problemi, in titanio, che ecco, si interfaccia. Perché le bottiglie d'acqua italiane non fanno questo lavoro? Bastardi di merda. Siamo tutti ambientalisti, non buttiamo i tappi, però Cristo, non è che mi posso bagnare e mettere le mani sporche per tenere il tappo dove bevo, cazzo. Beh, siamo tutti operativi. Operativi? Bene. La notte dei morti viventi. Sto implodendo. Sì. Andiamo. Esattamente come San José. Bene. Abbiamo te. Sì, sì, hai la bandierina. La bandierina, sì. La bandierina, per favore, lasciamola ai cinesi. La bandierina 1500 euro. Ma io Euromaker non lo... Andiamo di parlare. Amen. Ah, non si vede? Ho sbagliato posto, allora pensavo che era al bar. Suder pensava di essere al bar. Suder thinks about she's in the bar. Ecco, vedo un cazzo. Anche te come quella di ieri. Suder pensa che era un bar, trussi sono sul sito, non se le posso essere. Scusate, per 10 anni mi sembra che non ha... Luce, la moglie giapponese e una bambina. Il contenuto ve lo faccio vedere, adesso tiro fuori l'S24. Qua abbiamo la fortuna di avere un sacco di S24. Il mio potrebbe essere da altre parti, no, c'è. Traduci? Cioè, guarda, vi faccio vedere Fra che traduce, raga. Si prende. Ecco, allora. Però devo scaricare il pacchetto. Però scusi. Lei continua a fare gaffo oggi, Fra, scusi. No, perché ho appena una avanti. Dietro l'altra, la inquadro un secondo, è un disastro, allora. Quasi ogni giorno, cioè nel senso, che cazzo ne so, Milano cosa c'ha, 3 milioni di abitanti? Milano c'ha 3 milioni, Roma ne avrà, eh sì, sono un coglione. In diminuimento? Eh sì, sì, Roma ne ha 12, eh sì, ci sta. Dai ragazzi, vi prego, basta, basta, ho detto che arrivavano, te l'ho detto.